Da Pietralata al Campidoglio, una corsa per la pace e la ripartenza nella capitale dopo 2 anni di stop torna a Vivi Città. Stefania Cappa. È senz'altro una ripartenza, è bello stare tutti insieme, è stato un biennio molto complicato, adesso addirittura una guerra in Europa, il messaggio è sempre lo stesso, di solidarietà, di speranza e di pace. Vivi Città, la corsa per la pace e per la ripartenza, giunta alla sua 37esima edizione, la prima nell'84, la Pri Sandro Ciotti, torna dopo 2 anni di stop causa pandemia. 30 le città italiane coinvolte, 10 chilometri di corsa agonistica e non competitiva con camminate ludico motori aperte a tutti. Quest'anno è ideata come una staffetta a tappe, 7 da Pietralata, centro WISP, fino al Campidoglio. I luoghi toccati, simbolo dell'integrazione, sono tra gli altri la sede di Amnesty International e la chiesa di Santi e Baccori. Si corre anche in contemporanea in altre città europee, come a Suceava, città romena al confine con l'Ucraina, dove si trova uno dei più grandi centri di accoglienza per i profughi. E oggi lì si organizzerà una tappa molto particolare del Vivi Città che coinvolgerà appunto i bambini, i ragazzi che dall'Ucraina stanno fuggendo. Gli staffettisti indossano magliette con i colori della pace, una bellissima bandiera umana sotto il Campidoglio, arrivo della manifestazione.